anno nuovo ma trasmissione vecchia, quindi il commento di Stefano Buson. Più su. Ma non è quello venuto da noi ospite? Non portiamo bene più. Ti basterebbe un gol e la felicità soffia dentro di te. Un gol, forza soltanto un gol per 7 giorni. Buonasera, eccoci qua come tutti i lunedì sera puntuali a parlare di quello che è successo, o meglio di quello che non è successo nel fine settimana calcistico, perché la neve ha bloccato l'eccellenza per intero e in Serie D si sono giocate solo 2 partite, 2 e mezzo, poi vedremo che cosa si intende per quel mezzo. Ma noi abbiamo un grande parterre questa sera, un po' perché ci siamo riusciti a liberarci di Stefano Brusani e Daniele Passamonti bloccati ai seggi come presidente e scrutatore, che probabilmente ci stanno vedendo, li saluto, potranno intervenire via SMS se vogliono, e noi abbiamo degnamente sostituiti. Abbiamo promosso in campo Giulio Ghidotti, che quindi è qua al posto di Daniele Passamonti. Non so che cosa potresti ereditare da questo posto. A fianco a lui Luca Locatelli, ciao Luca, centrocampista della Rivoltana. Ciao a tutti. E poi naturalmente Clara. Ciao. E poi ci sono Mario Donelli, mister del Sarnico, e Matteo Ghisalberti, centravanti del Cesarano. Ciao, buonasera a tutti. E in collegamento abbiamo fatto il quartiere Sant'Angelo, un distaccamento. Qui qualcuno diceva il Tugurio, non so se è il caso di chiamarlo così, potrebbero offendersi. Bobo e Michele Patrini, difensore della Pro di Gemello Suardese, ma fino a pochi mesi fa, qualche mese fa, a Sant'Angelo. Buonasera, grazie. Ciao, per il Tugurio. Prego. Ciao Bobo. Ciao, allora, Fede. Abbiamo un po' di tutto, nel senso che abbiamo tutti i gironi di eccellenza, A, B e C ben rappresentati, tutti i ruoli, dal mister appunto, un difensore, un centrocampista, un attaccante, potremmo parlare di qualsiasi cosa questa sera. Però partiamo con i risultati del girone B di Serie D, perché qualcosa si è giocato, poca roba come potete vedere, ma 2 gare si sono giocate. Ha giocato il Trento sul campo della Castellana e ha vinto 3-1, e ha giocato anche la Pergolettese sul campo del Fersina e ha vinto 2-1. Tutte le altre gare verranno recuperate, lo vedete, l'abbiamo scritto a fianco, o mercoledì 27 febbraio, anche se per esempio avrà sediato Marcello Bonato, infatti una variazione di oggi probabilmente non si giocherà e viene stata spostata, o il 27 o il 6 di marzo, e c'è questo ND di non disputata Sant'Angelo al Zanocene, perché qui ci risiamo, non c'è stata la firma di Quartaroli sull'autorizzazione, quindi il sindaco di Sant'Angelo ha dovuto chiudere il chiesa, e nonostante non si sarebbe comunque giocato, perché la neve avrebbe impedito anche a Sant'Angelo di giocare, sta di fatto che Sant'Angelo piglierà un altro 3-0 a tavolino. Ricordiamo che la seconda non presentazione alla quarta, se viene esclusi dal campionato, e quando cade nel giorno di ritorno i risultati precedenti vengono mantenuti, tutte le altre partite invece viene data vittoria a tavolino alla squadra avversaria. Ma... tra l'altro nel girone di ritorno il Sant'Angelo ha ottenuto solo un punto con la Fersina al debutto del girone di ritorno, quindi è solo la Fersina che ha ottenuto. Ma questo pareggio comporta dopo 4 gare l'esclusione del campionato e in teoria anche la radiazione. No, la radiazione addirittura. La radiazione, quindi a Sant'Angelo saranno contenti di questa cosa, ma non ci sono delle multe, delle ammende? Ma questo però una volta che fallisce... Che pagherà lo stesso, dovrà... persona che non sta firmando in questo momento. Sì, è una situazione assurda. Va bene. Adesso chiederemo poi delucidazioni. Sei agguerrito, Bobo? Oltre a farti gli affari tuoi in Facebook? No, sto già mandando i messaggi, amore. Ah, ok. Ah, non ho ricordato, 348-288-5880 per quel che riguarda gli SMS o per intervenire, quindi però se rimani in linea, Bobo, ti faccio intervenire sulla questione Sant'Angelo, visto che di lì c'è il salottino Sant'Angelo. Che cosa si dice? Cosa vuoi che ti risponda? A te, Giulio, purtroppo ci sono dei grossi problemi con il presidente Quartaroli, che per la seconda volta consecutiva non si è presentato, diciamo, a mettere la firma sul permesso di giocare. Problema che addirittura sembra che sia sparito dalla sua abitazione in provincia di Alessandria, perché ha ricevuto uno sfratto esecutivo. L'hanno rapito? Speriamo. Ma gli umori dei tifosi quali, come sono? E l'umore dei tifosi, anche seguendo le varie reazioni su Facebook, purtroppo... se dovessero trovarlo, penso, tra le mani, qualcosa gli fanno, però purtroppo non si trova. La situazione è questa qua, e già parlando durante la famosa cena di 2 venerdì fa con un paio di personaggi tifosi che erano anche dentro nel Sant'Angelo, hanno detto che secondo loro è un fallimento calcolato. Michele, c'era il sentore di questa che potesse andare a finire addirittura così quando tu eri all'inizio della stagione? Forse c'era, forse abbiamo fatto finta di non vederlo, speravamo che non succedesse, purtroppo è andata male, sapevamo che ci sarebbero state le difficoltà,
ma sicuramente non pensavamo di arrivare a questo punto. Mister, una questione è fare un anno male, retrocedere magari, perdere, finire magari con la Juniores, come è capitato. Un conto è scomparire per una società come il Sant'Angelo, che è gloriosa. Sì, è abbastanza grave questa cosa, anche se insomma non conoscendo benissimo la faccenda, essendo abbastanza disinformato in questo, non posso dare un giudizio. Chiaramente no. Dopo la bella cavalcata l'anno scorso e il tanto entusiasmo, quando succedono queste cose sicuramente fa molto male al calcio, questo sicuramente. Clara, sta arrivando per caso qualche messaggio? Sì, riguardo? Adesso stanno arrivando. Abbiamo svegliato, allora, anche dorme. Sì. Ci scrive Zuni dicendo: il segreto di Ghisalberti è la polenta taragna. Ma poi vi spieghiamo perché. Ok, e poi girotondo Ghisalberti potrebbe farcela vedere. Girotondo Ghisalberti. No, c'è scritto così, c'è scritto, okay. Girotondo Ghisalberti. E poi perché farcela vedere. No, perché di solito c'è Brusone a fianco a Clara e magari media un attimo il messaggio, gli spiega, leggo. Poi andremo a rivederlo. Abiti vicino al ponte di Zogno? No, non abito vicino al ponte. Però diciamo. Abiti in quella zona, giusto? Per quello sì. Il collegamento spiego, perché visto che non ci si vede sulla Bergamo, magari a Bergamo sanno perfettamente che la polenta taragna, che è una polenta che si fa col formaggio, giusto? È soprattutto tipica dell'Alta Val Brembana e quindi della zona di Zogno dove abita Matteo. Lo spiego magari ai milanesi, piuttosto che ai vari esotti che ci stanno seguendo. Anche un po' più in basso. Anche un po' più basso di Zogno, tu dici? Sì, però vabbè, Val Brembana. Sì, ma anche in Valimagna. Infatti ieri sono riuscita a mangiare, ha visto la sospensione del campionato. Hai festeggiato così. Ok, allora torniamo un attimo sui risultati, anzi sulla classifica del girone B di Serie D, perché abbiamo visto le due partite giocate, abbiamo visto i recuperi, abbiamo visto l'ipotetico 3-0 a tavolino che ancora in questa classifica non abbiamo assegnato, e vediamo che la Pergolettese, in virtù di questa vittoria e del fatto che Pontisola e Voghera, soprattutto Pontisola, non hanno giocato, è balzata in testa alla classifica con 56 punti, quindi a 56 il Pergo, il Pontisola a 54, il Voghera a 51, il Ginatese Caronese a 46, poi c'è la Castellana che è giusta come numero di partite giocate a 41, il Lecco a 40, Montichiari Caravaggio a 37, Mappello Bonate a 35, Zanocene, Seregno, Fersina e Aurora Seriata a 32, col Fersina che è giusto come numero di gare, il Darfo a 29, la Prosesto a 27, San Gheorghe 24, il Mezzo Corona 20, il 30 17 e chiude il Sant'Angelo con 13 punti. Tra l'altro Federico, un dirigente di una squadra di questo girone, era candidato anche alle regionali in Lombardia, visto per rimanere in tema politico. E poi anche di chi strada, si tratta di Evaristo Beccarossi, che adesso collabora col Trento ed era candidato per l'UDC, quindi con Monti e con Albertini in Lombardia. Tra l'altro noi volevamo dare un po' di numeri, poi abbiamo anche le nostre schede elettorali, abbiamo personalizzate, poi vi faremo vedere di cosa si tratta. Volevamo dare un po' di numeri, visto che ne stiamo dando tanti, anche se non mi sembra ci sia di che gioire, visto che alla fine non ha vinto nessuno, hanno vinto tutti, o ha vinto qualcuno, ma alla fine nessuno riuscirà a governare. Però vi daremo degli aggiornamenti, ve li darà Clara, spero non come i messaggi che ha appena letto, perché sennò siamo appunto a capo. Allora, io volevo chiedere in regia, se mi chiamate mister Venturato, che il mister della Pergolettese, abbiamo detto che l'avremmo sentito, se me lo chiamate poi mi dite quando l'ho al telefono. Intanto approfitto e faccio un altro sondaggio tra i nostri ospiti. Lombardia Calcio ha messo, che è un sito web, ha messo online un sondaggio chiedendo chi secondo voi, ai suoi utenti, vincerà il girone B di Serie D. La cosa simpatica è che appena postato il sondaggio il Voghera sembrava stravincere, giusto Giulia? Avevi seguito anche tu i risultati. Ad oggi invece il Pergo ha fatto un bel avanzo in avanti. Secondo il sondaggio il 54% dice Pergolettese, il 27% dice Voghera, il 18% dice Pontisola. Mister, se dovesse puntare su una di queste tre squadre, su cui punterebbe? Ma la vittoria di ieri della Pergolettese è molto importante anche dal punto di vista psicologico. Perché anche perché insomma, il Fersen arrivava da un filotto, sì, di esatto, vittorie. Quindi ho visto la Pergolettese col Ponte, due grosse squadre, qualcosina in più il Ponte dal punto di vista del gioco e della fantasia, qualcosa di più dal punto di vista della rosa da parte del Pergo e della quadratura di squadra. Dico Pergo perché è una piazza importantissima, perché c'è il mister in collegamento anche che è un amico tra l'altro. Mi sente?
Sì, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Allora, noi stavamo discutendo di un sondaggio che è apparso su un sito internet proprio questa settimana e che chiedeva a chi lo consulta di votare la favorita per la vittoria finale di questo girone del girone B di Serie D e dava tre nomi, il Pergolettese, il Pontisola e il Voghera. Ad inizio settimana, cioè parliamo di settimana scorsa, il Voghera sembrava spuntarla sulle contendenti, ma riaperto ad oggi il sondaggio, magari anche in virtù della vostra bella vittoria di ieri, vi danno al 54,13%, meglio di Grillo, Monti, tutti messi insieme, come vittoria, il 27 il Voghera, il 18 il Pontisola. Può fare tutti gli scongiuri che vuole. Vabbè, ma sicuramente sono delle squadre che hanno delle qualità importanti che lo hanno dimostrato fino adesso tutte. No? Io aprirei anche una finestra, ti dico la verità, anche all'Olginatese, che ritengo che sia una squadra importante. Con 33 punti in ballo ancora da qui alla fine del campionato. Cioè, sicuramente per quanto ci riguarda essere soddisfatti di quello che è stato fatto, però è chiaro che in questo momento è ancora lungo il campionato, i punti che ci sono in ballo sono tantissimi e quindi bisogna avere calma, pazienza, essere soddisfatti stasera, però domenica noi abbiamo il Caravaggio e pensiamo alla partita. Beh, però voi giocare. Siete andati a giocare sul campo della Fersina, che comunque è una delle squadre che stava meglio in questo momento, perché nelle ultime cinque gare, se non sbaglio, aveva raccolto 4 vittorie e avete dato un bel segnale andando a vincere là. Sì, abbiamo dato un segnale importante soprattutto a noi stessi, perché avevamo anche qualche problema di infortuni, di una situazione un po' così difficile dal punto di vista della gestione dei giocatori, e ha avuto una dimostrazione ancora importante del valore dei ragazzi che stanno lavorando con grande applicazione e che stanno facendo bene sotto tutti i punti di vista, quindi è stato un segnale importante, molto positivo, che sicuramente ci dà forza, ci dà consapevolezza di quello che abbiamo fatto fino adesso. Però ripeto, noi è giusto giornalisticamente parlare, e mi fa molto piacere che si parli del lavoro che è stato fatto a Crema in questi mesi, perché è stato un lavoro molto importante da parte di tutti, da parte di una società che ha ricominciato, da parte di tutto uno staff che ha lavorato in un certo modo, di una città che si è riavvicinata con entusiasmo a questa squadra. Però il campionato è ancora lungo e quindi noi dobbiamo pensare poi a fare le partite, a cercare di concentrarsi sul lavoro e sulle gare che ci mancano da qui alla fine del campionato, tenendo conto che dobbiamo ancora incontrare sia l'Urginatese, dobbiamo incontrare la Caronnese, e quindi sono tutte partite che diventano molto importanti e che determineranno poi chi sarà più bravo tra 10-11 partite. Si è riscaldato un po' il cuore, l'ambiente. Lei si era lamentata qualche settimana fa che c'era sempre un se o un ma sulle prestazioni della Pergolettese anche quando si vinceva. È un po' più positiva la situazione? Mi sembra di sì, anche perché le prestazioni continuano a essere positive, la squadra continua a giocare, a cercare di fare un certo tipo di calcio, e questo è un altro segnale importante. Credo che un po' alla volta ci si stia accorgendo che c'è un certo tipo di lavoro alle spalle, un certo tipo di professionalità da parte di tutti, per cui credo che questo tipo di segnale che è dato dai risultati, anche dal come si ottengono i risultati, abbia aiutato a dare un certo tipo di positività sotto certi punti di vista, perché dopo un'annata, credo come si è vissuta l'anno scorso in modo particolare, anche forse l'anno prima a Crema, si era vissuta una situazione un po' difficile dal punto di vista ambientale. Sarà a Ponte mercoledì? No, perché faccio allenamento, quindi se giocano di pomeriggio no, non so l'orario, però sinceramente perché non l'ho guardato. Penso sia 2:30, è a rischio perché decideranno domani mattina se giocarla o meno, perché comunque qua ha nevicato ancora anche stamattina, però se dovesse essere penso che sia nel primo pomeriggio. È difficile che ci sia perché ho l'allenamento, quindi non ci sarò direttamente, magari ci sarà qualcuno a vederla. Buona settimana, buon campionato, noi avremo occasione magari di risentirci, grazie. Molto volentieri, buonasera a tutti, arrivederci, ciao. Continuo il giro dei sondaggi, Matteo, a parte il cuore.
che sicuramente chiamerà Pontisola fra queste tre grandi squadre. Sulla carta, chi pensi che abbia le carte in regola per vincere il campionato? Voghera, Pontisola, Pergolettese? Ma guarda, sulla Serie D ho visto Pontisola, Mapello, Bonate, che ha giocato settimana scorsa, e il Pontisola sicuramente è una buona squadra. Mancava Crotti col Mapello, però ha fatto bene a Salandra, che conosciamo tutti. E sulle altre squadre, sinceramente, giocando anch'io la domenica, sono un po' impossibilitato di vedere, però cioè, il Pontisola è una società seria, perché sono stato lì 3 anni, e quindi mi auguro, diciamo, che lo svantaggio del Pontisola è la piazza, nel senso che le altre due hanno dietro Voghera da una parte e Crema dall'altra, che sono due città con un certo seguito e con un certo numero di pubblico rispetto magari a Ponte. Sì, però anche a Ponte, io sono andato a Mapello appunto, e la tribuna era tutta per il Pontisola, nonostante fosse fuori casa, quindi l'entusiasmo e la piazza poi vengono da sé se vinci i campionati e fai bene. Magari un po' più esigente quello di Ponte, perché ultimamente è stato qualche episodio di giocatore, anche magari dopo il gol ha fatto il segno alla tribuna di lamentandosi delle proteste, magari di qualche lamentela. Ma per l'esperienza che posso aver avuto io quando giocavo lì, sicuramente se le aspettative erano come l'anno che abbiamo vinto il campionato, qualche diciamo mugugno dal pubblico arrivava, però c'è sempre con moderazione, niente di così eclatante come Luca. Ma il pubblico può essere anche esigente, però poi quello che conta è la società che ci sta dietro, che il pubblico è esterno, quindi come società io invece vedo la cosa al contrario, nel senso che Pergolettese è vero, come struttura, come società è molto più importante magari rispetto a Ponte, però Ponte magari può offrire una minor pressione, quindi da quel punto di vista lì possono giocare con più serenità. Esatto, con più serenità. Poco tempo fa avete ospitato anche il presidente del Ponte, quale ha confermato che vogliono migliorare il piazzamento dell'anno prima, cioè dell'anno scorso, giusto? Sì. Quindi non ci sono molte posizioni migliorare. E niente, io spero da bergamasco che vinca il Pontisola, però se devo esprimere un parere sulla vittoria finale, penso che alla fine riesca a vincere la Pergolettese. Tanto è vero che anche lo scorso anno erano partiti piuttosto male, sono rimasti compatti, hanno fatto una ottima scalata, poi sono andati a tutta seconda. È un segno della conferma di quello che dice anche Luca. Anche perché il gruppo quasi tutti gli anni è sempre lo stesso, vengono inserite poche pedine, però il gruppo si conosce già, i giovani vengono soprattutto dal loro vivaio, e quindi secondo me questo può essere molto positivo per loro. Michele, da estraneo a tutto, nel senso che sei fuori provincia relativamente alle tre favorite, non sei ex di nessuna di queste tre squadre, giusto? No, del Pergo sì. Ah, ex Pergo, sì. E quindi potresti avere un po' di... No, beh, io dico che è giusto che vada avanti chi ha la società sana. Il Pontisola è una società sana, così come il Pergo. È un peccato che il Voghera abbia dei problemi, perché per la città e la storia che ha, io voterei per il Voghera la vittoria finale. Cioè, mi piacerebbe il Voghera, anche se penso che alla fine vincerà il Pergo. Tu dici, vista la mia esperienza, meglio che vada avanti una società che poi possa proseguire questo bravissima, cammino. Bravissima. Allora, a proposito di calcio invece giocato, so che rubo qualche minuto, ma farò più breve magari la seconda parte. Non avevamo visto, perché ancora non avevamo in possesso, le immagini del pareggio invece. Abbiamo parlato di Pontisola, di Pergo e di Voghera, di Pergolettese Voghera. Si è giocata la settimana scorsa, è terminata 2-2. Guardiamo giusto i 4 gol di questo bellissimo incontro, che ha visto il Voghera passare in vantaggio. Qui vediamo il gol dell'1-0 messo a segno dalla capitale. Poi il pareggio del Voghera, che arriva su questa azione cross dalla destra e la girata in mezzo con la deviazione sotto porta, e quindi 1-1.
Poi, se non sbaglio, è passato in vantaggio ancora il Voghera, tant'è che sui campi, addirittura il Televideo Spinso, che abbia tenuto il risultato sbagliato a lungo, ha dato il 2-1 e tutti pensavano che la Voghera fosse riuscito nel sorpasso. Ecco qui il gol del 2-1 del Voghera, e invece la Pergolettese ha agguantato proprio nella fase finale della gara il pareggio, mantenendo a distanza, a debita distanza, il Voghera. Eccolo qui, siamo nel secondo tempo con le immagini del Pergo che attacca da sinistra verso destra, e c'è questa uscita abbastanza avventurosa del portiere Voghera, e l'1-0 messo in, il 2 pari, scusate, messo a segno dagli uomini di Venturato. Quindi il campionato è decisamente acceso, soprattutto sulla testa della classifica ci sono queste tre squadre che se lo stanno giocando. Vedremo alla fine che cosa succederà. Diciamo che sono particolarmente accesi anche i gironi di eccellenza, perché i risultati delle ultime giornate, sia nel girone A dove gioca Michele, che nel girone B di Luca e di Matteo, che nel girone C di Mister Donnelly, ci sono state un po' di capovolgimenti di fronte o comunque di squadre che si sono risvegliate. Noi lasciamo qualche minuto di spazio alla pubblicità e poi torniamo e parliamo di eccellenza. Rieccoci qui, stanno arrivando un sacco di messaggi, io farei leggere a chi ha... Allora, diamo una spiegazione, aspetta, sì, mi sono presa il telefono perché c'è stato di prima un misunderstanding sul messaggio. Adesso ti spiego bene, Matteo, cosa avevano scritto, aspetta, vado a vedermelo qui. Ricevuti, allora, chiedono... adesso ci tengo 3 anni... ce la posso fare, so che non sta bene fare momenti di pausa... Ma ci dicevano, vorrei vedere la famosa esultanza giro tondo alla Ghisalberti, potrebbe darci una dimostrazione? Vabbè, per la dimostrazione rimandiamo alle mani. Poi sa che, allora, tu hai fatto 13 gol, giusto? Ne potremmo averne qualcuno in archivio dei 13 gol segnati. Sì, ma è un'esultanza che risale al passato. Quando quindi adesso credo non la ripeti più. Che sia Paganelli che manda questi messaggi. Però abbiamo anche lui adesso. Abbiamo, ma al passato intendi di molte nel senso anni fa? Quando o anche giocavamo insieme a Ponte, adesso lui. No, allora non ce l'abbiamo, perché strade. Già mi chiedevano le lucidazioni, ma noi abbiamo partite degli ultimi 2-3 anni intere, anche forse di più in archivio, ma non le troveremo di sicuro. Però andremo a cercare, magari potremmo sorprenderti sull'esultanza a girotondo. E invece ci sono altri messaggi che la dicono invece? Sì, allora c'è una domanda, ci chiedono, a Sant'Angelo non si potrebbe giocare a porte chiuse con la firma del sindaco? No. Questa è la domanda che mi faccio anch'io. È una domanda che ti fai anche tu? Secondo me no, perché sennò sarebbe troppo semplice. Il sindaco non vuole assumersi quella responsabilità. Tu dici che il sindaco che non si vuole assumere la responsabilità potrebbe firmare lui? Ma avrebbe anche ragione in parte, però credo che... Non serve la firma di qualcuno della società? Anche a porte chiuse? Non lo so, effettivamente quella di ieri è veramente l'ennesima beffa, Falsettini l'ha sottolineata, cioè non avremmo comunque giocato, ha detto, e per di più perdiamo in una giornata. Ma nessuno ha fatto richiesta di rinvio. Però io so che Rovella si è offerto di firmare, ma non avendo nessuna qualifica, perché ormai all'interno della società non c'entra più nulla, non può assolutamente. Poi ci scrivono, allora, Seregno 1913, il 4 marzo saranno 100 anni, buon compleanno Mitici Azzurri, firmato Ultra Seregno. Poi, che coppia avete questa sera? Un pelato e un capellone. Un abbraccio da Gotti Stefano. Però hanno capito, noi vi invitiamo a capire chi è il pelato e chi è il capellone. Penso potrebbe sembrare semplice. Che sia Bobo, no? Bobo, assolutamente. Il pelato è sicuramente lui. Poi i Locatelli. È vero, non è che possiamo avere dubbi su questa cosa, i capelloni, vabbè, quello che ha più capelli qua è sicuramente Matteo, però anche il mister non sta male a quantità di capelli. Poi ci arrivano i saluti di Stefano dal seggio, che ha già finito da discutinare, è l'unico, è il presidente più veloce dell'Ouest. Poi, qui c'è un altro, questo non lo faccio leggere perché riguarda il Ciserano, ma prima di dire cavolate lo faccio leggere a Matteo dopo. Invece ho una domanda qua per Mister Donnelly. Vai. Siete in una posizione strana di classifica, volete entrare in playoff o puntini puntini? Allora diamo la classifica del girone C di eccellenza, così almeno facciamo capire bene
a che cosa si riferisce. Voi siete all'ultima posizione del playoff, giusto? Perfetto. Ad oggi però non si giocherebbero. No, no. Perché fa scanso, spieghiamo la regola. Giulio, spiegala tu. Allora, si sarebbero oggi no 10 punti, ci sono superiore 10 punti a 9, tra la seconda, cioè lo scanso Pedrengo, e la quinta, cioè il Sarnico, devono essere più di 9, giusto? Esatto. Quindi 10 sono più di 9 e quindi ad oggi non si giocherebbero. Però balla un punto, per cui da qui alla fine del campionato ci sono ancora un sacco di partite, voi siete lì ballati. Ma non era un nostro obiettivo, sinceramente, molto sinceramente, però visto che siamo lì e siamo tranquilli, possiamo anche provarci, perché no? Può valere anche per voi il discorso del Pontisola, cioè le pressioni sul Sarnico non ci sono, mentre sulla Grumellese, che era partita, così come Palazzolo, lo Scanzo Pedrengo magari non era partito, ma adesso che è lì assolutamente ci vuole essere, anche il Ciliverghe, di quel gruppo di testa voi siete gli outsider. Sì, è vero, abbiamo poche pressioni, anche perché le avevamo prima, perché dovevamo salvarci il prima possibile. Adesso siamo molto tranquilli e questo sicuramente ci darà una grossa mano per cercare di rompere le scatole un po' a tutti. Chi vede fra le quattro invece che vi precedono per questa corsa finale? Il Palazzolo ha perso due partite di fila e si è fatto rimontare un po' di punti. La Grumellese si è svegliata nelle partite importanti e lo Scanzo mantiene, vabbè, a parte il passo falso di 7 giorni fa, è una bella lotta. È una bella lotta, sì, è una bella lotta. Sinceramente vedo lo Scanzo un po' più squadra per come l'ho trovata io. Cioè, e meno affidato ai singoli. Ma no, i singoli sono importanti per tutte e quattro le squadre, forse qualcosina in meno il Palazzolo dal punto di vista della rosa, e quindi è ancora, fa ancora più onore a questa squadra che sta facendo un grandissimo campionato, anche se con Cantoni hanno messo a posto un pochino questo piccolo gap. Per quanto riguarda la rosa, la Grumellese ha qualcosa in più sicuramente, perché hanno giocatori non pochi, tantissimi, che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Però ho visto un po' più tosta lo Scanzo, però evidentemente eravamo meno tosti noi in quella partita, non lo so. Difficile, anche il Ciliverghe stesso, una rosa impressionante. Infatti. Anche se mi sembra un pochino meno tosta, ecco, per usare sempre questo aggettivo qua. Potrei dire la Grumellese perché ha grandissimi calciatori, però mi è piaciuto molto anche lo Scanzo, quindi... Sarà dura fino alla fine. Sì. Una lotta tra fino alla fine. L'Eccellenza non ha giocato in blocco. Ricordo che la Serie D, le singole partite possono essere rimandate o meno, invece il comitato ha deciso, per quel che riguarda l'Eccellenza, di rimandare il tutto. A data da destinarsi, c'è chi dice il 25 aprile, deve ancora essere confermato, potrebbe essere questa la data più significativa. Quindi la spostano praticamente di qua a due mesi. Matteo, voi avreste preferito giocare di quella gara, visto che era comunque anche a San Colombano, quindi... su un campo complicato, domenica, cioè ieri, o va bene così? Ma forse per noi va bene così, perché uscivamo dalla sfida con la Giana un po' rimaneggiati, perché avevamo Santinelli squalificato, avevamo Mapelli infortunato e eravamo un po' qualche malanno di stagione. E poi avevamo speso tanto e subito giocarci un altro scontro diretto, forse è stato meglio così, che magari da qua a due mesi è cambiato tutto e è una partita un po' meno difficile, o forse sarà peggio, però recuperiamo le forze e andiamo a giocare in casa col Desio con qualche giorno in più di riposo e la squadra un po' più al completo. Mister, avete preferito giocare? Ma quando c'è questo brutto tempo è sempre meglio non giocare, perché le partite sono sempre falsate, secondo me, quindi è stato meglio così da questo punto di vista. Dovevamo giocare contro la Colognese, che tra l'altro ha cambiato, quindi c'era un po' di maretta, quindi forse era bene giocare, ma neanche, perché avevo la domenica prima fuori 5 giocatori importanti per influenza e li ho recuperati il venerdì, quindi li avrei avuto la domenica veramente al 30%, quindi alla fine forse è stato meglio così, sì. Luca, voi avreste dovuto giocare? Ma vista l'abbondante nevicata, cioè è stato giusto appunto non giocare e sospendere tutto già dal venerdì. A Rivolta sì, avremmo preferito giocare, visto che... La partita era Rivolta? Rivolta col Cantù. Cantù è ultimo in classifica, non è mai semplice vincere neanche con gli ultimi in classifica, anche se hanno due punti.
però avremmo preferito giocare visto che venivamo da, da risultati abbastanza positivi, l'ultima venivamo da una vittoria e quindi il morale era abbastanza alto e mettere in cascina altri tre punti per noi sarebbe stato fondamentale per il nostro obiettivo finale. Michele? Io avrei voluto giocare anche perché veniamo da una bella vittoria, potevamo dare continuità con altri tre punti, però quando c'è quel tempo qua è meglio preservare le gambe e tutto il resto piuttosto che giocare una partitaccia sul fango, la neve e tutto il resto. Dove doveste, avesse giocato in casa? In casa contro il Villa Cassano. Con l'Union Villa Cassano. Stavo guardando la... lì in cantina dove sono loro, nel tuburio, che sì. La parte sinistra del campo dietro è molto più coperta rispetto a occhio, perché adesso è più innevato, è più equilibrato, perché di solito dove c'è seduto Bobo c'è seduto Giulio e quindi al massimo quello che può dar fastidio è la camicia, i colori, le righe, i quadretti, quelle cose qua, però invece... Beh, mister, se dovesse avere un, se lei avesse un calciatore come me che gli copre il campo così, sì. Dovrebbe far dei salti mortali, potrebbe giocare con un difensore solo. Sì, è vero. Grazie. Allora, io invece vi chiedo un'altra opinione, magari lascio a Bobo il microfono perché parto da te, su questa cosa delle scommesse in Serie D. Era uscita la notizia un paio di settimane fa che la Stanley Bet, che è un'azienda che quota di scommesse, avrebbe quotato le partite di Serie D. Al momento sembrava una bufala, anzi c'era chi si era proprio anche sbilanciato dicendo ma no, è impossibile, e invece le scommesse sono uscite, si è potuto giocare già lo scorso fine settimana, ed è il girone B di Serie D, c'era, se non sbaglio, il derby di Recolginate e forse anche il Pontisola, se non sbaglio. Sicuramente Recolginate. E poi naturalmente sono state tolte da questa possibilità perché non si è giocato. Le scommesse sul dilettanti, come le vedi? Pensi che possano avere un certo ritorno, che possono muovere un po' l'ambiente, o sarebbe meglio, già visto tutti i casini che ci sono tra i professionisti, lasciar perdere i dilettanti? Perciò bisogna registrarsi, usare la carta di credito, quelle cose lì. Secondo me non bisognerebbe dare la possibilità di scommettere qui in Italia, perché già è successo un bel casino a livello nazionale. Poi sappiamo come vanno a livello, diciamo, dilettantistico. Potrebbero esserci delle società in grosse difficoltà economiche che magari danno un aiutino quadre avversarie e vanno a puntare la vittoria, il pareggio, la sconfitta di queste squadre. Poi secondo me il dilettantismo, a parte che non è più dilettantismo, però dato la parola, secondo me deve rimanere tale come a 7, 8, 10, 15, 30, 40 anni fa. Io non so che cosa stia facendo Stefano Bruson al seggio. Allora, tra mille verbali da compilare al seggio, il pensiero va ai capelli di Ghisa, al bel Loca e al mitico Maradonelli, poi ci spiega come mai ci chiama così, un abbraccio al fratello Bobo. Hai capito perché buttiamo via i soldi noi? Esatto. Veramente, io non capito se ci sta guardando sul cellulare, che cosa sta facendo, o se è già a casa. Ci fai sapere, Stefano, cosa stai facendo? Sei già a casa, quindi hai i risultati definitivi del seggio, cioè aggiorni sui risultati elettorali, così. Ma non è naturalmente... era riferito al mister. Ha lasciato in pace Michele, non so come mai, ma arriverà qualche altro massaggio probabilmente diretto anche a te. Come la vedete la storia delle scommesse, mister? Beh, scommetterebbe su una, magari per premesso curiosità, che personalmente non me ne può fregare di meno, non è delle scommesse né del lotto, non sono portato, non mi piace, però vabbè, qualcosa di vero di quello che ha detto Bobo c'è perché ci sarebbe poco controllo da quel punto di vista lì. È anche vero che darebbe più magari risalto a un campionato importante che a livello nazionale come la Serie D, e quindi ci potrebbe anche stare. Il problema è che attualmente si è capito che con queste scommesse è sempre rischioso. Molto molto rischioso con tutto quello che sta succedendo e che verrà fuori ancora di più, che deve ancora uscire. Esatto. Matteo, scommetteresti su un Rivoltana, che ne so, Cantù sconfitta della Rivoltana 4-0 con due autogol di Locatelli? Pagherebbe bene, avrebbe una bella quota, una buona quotazione. Luca, cosa ne pensi di questa storia? Ma io mi associo con quello che ha detto il mister e Bobo. Sarebbe troppo facile nelle nostre categorie mettersi d'accordo sul risultato. È brutto dirlo, però è così. Quindi da giocatore posso dire che
è inutile nascondersi, certe volte in certe situazioni ti accordi anche magari per il risultato più utile per entrambe le squadre. Quindi sarebbe, tu dici, un ulteriore... E poi, come ha detto il mister, a me sinceramente non è che me ne importi tanto di quello, però... Michele, sei uno scommettitore? La faccenda delle scommesse, scusate il francesismo, è una gran cazzata. Okay. Assolutamente. Però... molto chiaro. Perché peggio di così non si può andare in Italia, anche in Serie D adesso bisogna scommettere. Mi sarebbe, io ho provato a scrivere alla Stanley Metz. La tristezza maggiore è quando sono i due mister che tentano di accomodare la parte. Se mi domando un mister come si presenta poi martedì all'allenamento quando non dice sui giocatori di vincere la parte, qual è la vergogna assoluta? Vabbè. È come se a scuola il maestro dice agli alunni di copiare dal compagno. Però è anche vero che certe voci girano e si sanno anche. Però poi c'è gente che comunque continua ad allenare, eccetera, eccetera. A comodo così. Vabbè, parliamo invece di cose che ci interessano in modo più serio, che è per esempio la riforma dei campionati. Noi lunedì scorso non ne abbiamo parlato, però si è deciso che l'eccellenza passerà da 18 a 16, giusto? Sì, tre gironi da 16 anziché 3 invece da 18. Che 3-18, quindi si perdono 6 squadre. Come si perdono queste 6 squadre? Bloccando chiaramente i ripescaggi, cioè le retrocessioni vengono mantenute uguali, ma i ripescaggi dalle vincenti dei playoff dalla promozione, chiaramente. Ma questo è naturalmente sul prossimo anno, quindi 2013-2014. Ma è da vedere, perché il parere anche delle società presenti era comunque di verificare già se la possibilità della prossima estate. Sì, qui stiamo sentendo un po' di tutto. Questo per quel che riguarda la riforma, e quindi va bene, ci si assesta così. Poi si è votato anche qui polemiche, delle polemiche per i giovani. Il Sarico ha votato per 4 giovani, se non sbaglio. Sì. Dopo vado a vedere Rivoltana e Cisrano e 3-3. La Provigevano non c'era, Michele, non c'eravate in riunione a votare per i giovani sabato scorso? No, penso di no. Eravate fra le 10 mancanti. Il mio presidente, il mio presidente gli piace il calcio giocato. Ho capito, però poi si prendono certe decisioni e tutti si lamentano e alla fine non siete lì a votare. Bisogna andare a votare, come ieri, come in questi giorni. Si va, si vota, si sceglie quello che c'è da scegliere e ci si assume la responsabilità delle... Lo farò presente al mio presidente. Grazie, io non volevo prendermela con te. Comunque, inutile chiedere il suo parere, non perché non sia interessante, ma perché lei viene da una società dove i giovani sono la base, per cui problemi non ce ne sono. Anzi, voi avete problemi a trattenerli, quelli bravi, perché vi portano via a metà campionato. Esatto, giusto? Sì, è successo anche quest'anno. Sì, sì. Quindi voi pensate che la regola sia giusta e sia cavalcabile? Allora, quando è un obbligo non è mai una regola giusta, questo si sa. Però io penso che tanti anni fa, quando è stata concepita questa regola, che non ricordo, o 20 anni fa, non mi ricordo, sicuramente un qualcosa bisognava fare, altrimenti avremmo visto le squadre che volevano vincere fatta di trentenni, perché adesso il trentenne, secondo me, è nel pieno della carriera, quindi un trentenne è molto più forte di quando ne aveva 20, perché comunque la carriera si è allungata, quindi... E quindi inconsciamente avresti lasciato perdere i giovani bravi, perché sento dire, ma se uno è bravo, anche se è giovane, giocherebbe lo stesso. Non è vero. Non è vero. Se non c'è la regola, gioca lo stesso, ma se non c'è la regola, fa. Diciamo che è stata concepita male, forse fatta da qualche burocrata o qualche segretario, non lo so, avrebbero dovuto mettere i giovani obbligatori del proprio settore giovanile. Quindi il famoso giovane, come si chiamava, facendo questo, se io ho 100 non metto più 10 per il settore giovanile, che è pochissimo, e 90 per la prima squadra, ne metto magari 30 e 70, sono obbligato a fare questo. E dopo è un fatto che i dirigenti non si fidano degli allenatori, perché se no non servirebbe un obbligo. Cioè, se tu prendi un allenatore che si punta sui giovani, perché ti serve un obbligo? Sì, ma se andiamo... manca fiducia tra la componente di chi è in mano la società e la componente come diceva tecnica. Il mister, però vedi, Io posso fare affidamento, cioè, se devo fare affidamento sui miei, parto da sotto a lavorare e quindi faccio un certo tipo di lavoro, non vado a prenderli. Esatto. Perché magari uno ce li ha, cioè i giovani li fa anche giocare, però va a prenderli in giro cosa, e li porta dalle faccio un esempio
dico Sarnico sono lì, ok, non per sviolinare, però Sarnico sia 150 lo mette per il settore giovanile e 50 per la prima squadra. Chiaramente con le persone che insegnano calcio di qua e con le persone giuste anche di qua. Questo 50 secondo me è talmente importante da valorizzare molto di più l'altro 50, perché comunque se lavori bene sotto i risultati poi vengono di conseguenza. Sì. Matti, hai fatto il settore giovanile dove? A Ponte? A Ponte San Pietro, sì. Anche lì c'è un settore giovanile che lavora e che... Sì, la visione dei giovani per una squadra come può essere il Sarnico o il Ponte San Pietro di una volta, o è ovvio che spinge per avere i giovani, perché come ha detto il mister, se li trova già in casa e quindi sono già di un certo livello e pronti magari per fare certe categorie. Magari altre squadre come può essere il Cisarano, che è un paese piccolo e con magari poca storia, è un po' più difficile, anche investendo meno anche su cui investendo anche magari soldi, facendo comunque giocare i ragazzi del paese, perché in qualche squadra dovranno pur giocare i ragazzi di paese, è anche difficile portare poi 3-4 giocatori all'anno in prima squadra e farli giocare che siano all'altezza del campionato. Tra l'altro 4 giocatori per la Lombardia, non so quante altre regioni in Emilia Romagna sono sicuro 3. Anzi scusa, 2 erano a 3 e 2 in Emilia Romagna, hanno diminuito. Poi i turni di Coppa se ne vedranno delle belle, perché ci saranno squadre che ne hanno sempre schierate. Ma anche nei playoff nazionali. Ma nei turni di Coppa a questo punto anche chi come loro ha l'obbligo può schierarne due comunque. Fai la regola minima nazionale, esatto. Vai la regola minima. Sì, penso di sì. Sì. Dimmi Clara. Ci scrivono perché la mia proposta di fare 5 vecchi come fuori quota, questa è la grammatica eccezionale, perché l'ha passata. Non posso dire chi l'ha scritto. Ok, devi fare 5 vecchi come fuori quota. 5 vecchi come fuori capito, quota. Ma poi dipende dalle annate, poi ce la facciamo spiegare. Anzi, Babbo, ti informi per cortesia se ce la spieghi tu. Va bene. Però adesso do la pubblicità. Va bene. E poi torniamo fra pochi minuti. Turu tu tu turu. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Gol, forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. E eccoci qua, torniamo da Bobo che ci spiega la regola dei 5 vecchi, vogliamo chiamarli così, sì, diciamo si sì, magari si offendono, cioè, secondo me avere 4, 5, 6 giovani fuori quota o anche di più in squadra, secondo me non va tanto bene. Io preferirei puntare di più sui vecchi, cioè 5 vecchi di qualsiasi età, anche di 170 anni, però dar lo spazio a più giovani, 90, 91, 92, 93, 89, 80, 96, 97. Cioè non limitare i giovani sulla data di nascita. Esatto, e esatto. Quindi non uccidere quelli che per esempio escono dalla regola. Ti faccio un piccolo esempio. Quando io, non sembrerebbe vero, giocavo a pallone, facevo l'under 20. Nell'under 20 dovevano giocare solamente esclusivamente i ragazzi che avevano al di sotto di 20 anni, però si aveva e si dava la possibilità a questa squadra di mettere dentro 3 o 4 tra virgolette vecchi che giocavano nella categoria superiore. Io non riesco a capire perché non possiamo fare questo sistema, un famoso campionato riserve tra virgolette per le prime squadre, però dovevano giocare solamente 3 o 4 vecchi tra virgolette, il resto erano tutti giovani. Sei d'accordo Locatelli? E lui non è d'accordo, è vecchio. No. Me l'ha chiesto anche in pausa e ho risposto che già si stanno vedendo alcune società che per vari problemi, per vari motivi, stanno buttando in campo più di quattro giovani. E secondo me, a parere personale, da allora andando avanti sarà tante squadre, tante società adotteranno questa politica. Perché alla fine cosa succede? Che chi non ha budget fa giocare sicuramente anche più di 4 giovani, chi invece ha soldi da spendere, gli altri 7, almeno altri 7, alcuni le paga anche comunque soldi che sono improponibili ormai nel calcio dilettantistico. Guarda, noi parliamo di vecchi, età, cioè data di nascita? Da poco 32. Da poco 32, tu sei più giovane? 24 settembre. E tu sei un fuori quota. Sono un vecchio. Sono un vecchio. Gli altri vecchi, Michele, sei un 80? 3. 3. Beh, quasi 30 quest'anno. Allora, abbiamo due vecchi veri e un vecchio finto. Lui è solo in quella categoria perché è fuori dalla regola. Dimmi Clara. No, qua ci hanno scritto la coppia nel Tugurio è la migliore.
senza offesa per gli altri. Ok. Ma Bobo Under 20 intendeva la nazionale italiana? Eh? No, tra l'altro, cioè, quella di rugby, secondo tra l'altro, me. Quelli bravi di solito passavano dagli allievi alla prima squadra. Quindi se lui è in Under 20, che non sapevano dove metterlo. Non lo so se era un buon giocatore. San Mister, io non ero un buon giocatore di ecco. Movimento. Poi io uscivo molto il venerdì al sabato, la domenica facevo fatica a giocare. Si muoveva soprattutto venerdì e sabato. Si muoveva soprattutto a River, diciamo. Dove. Esatto, bravo, vedi che sai. Molto meno. Poi ho anche altri messaggi. Allora, un saluto al grande mister Donelli e al mio compagno di avventure Sant'Angioline. Il prossimo anno ancora insieme. Firmato Fede Cantoni. E poi, ciao, buona serata, un saluto a tutti, anche alla simpaticissima Clara, eccetera. Si manda da sola. Sì. Non me li mando da sola. Ieri si è giocato a palle di neve, speriamo che l'inverno finisca presto. Firmato Dario. Ah, ok, Desio. Dario da Desio, che non sono io, lo sai. Lo localizziamo, no, è vero, esiste. Dario da Desio esiste, non te lo stai inviata da sola. Allora, abbiamo già rivisto la classifica del girone C, rivediamoci la classifica del girone A, che è il girone di Michele Patrini, così ci diamo un'occhiata anche qui. Qui la classifica. Qui la gara è a due, nel senso che la Sorbia Sommese ha guidato per un bel po', poi è arrivato l'Inveruno che nello scontro diretto ha vinto e poi ha approfittato anche la domenica successiva del secondo stop consecutivo della Sorbia. Poi c'è la Sestese dietro e poi è quella qui che spunta la prova di giorno su Ardese. Anche qui il playoff non si giocherebbe, perché ci sono più di 10, più di 9 punti fra la seconda e la quinta, anzi rimarrebbe fuori anche la Pro e giocherebbero Sorbia Sommese se stessi direttamente il turno finale, giusto? Sì. Michele, tu sei arrivato a metà campionato, sì. Per cui non hai incontrato tutte le squadre, non hai un'idea di come siano messe tutte le squadre, però come vedi questa classifica? Belle. La Sorbia Sommese ha bruciato un po' il vantaggio che aveva nel giro di due giornate, è andata da più 1 a meno 5. Da quello che mi dice il mister e il presidente, l'Inveruno e la Sorbia Sommese sono due squadre organizzate che giocano bene, comunque hanno dentro giocatori che anche miei ex compagni di squadra. Adesso vediamo quando ci sarà lo scontro che cosa viene fuori. Voi dovete proviamo... incontrarle ancora entrambe? Tutte e due, sì. Tutte e due? Sì, tutte e due. Quindi addirittura la Sorbia Sommese tra due partite, mi sembra. Quindi a breve. Quindi la brevissimo. Sestese? La Sestese l'abbiamo incontrata due giornate fa, abbiamo perso 2-1 al 90esimo. E come l'hai vista? Perché è in serie positiva, non so, dall'infinito. Sì, se vincono tutte le partite come l'hanno vinta con noi, ci credo che sono lì in alto. Beh, però l'hanno vinta. Cioè, alla fine, cioè, noi abbiamo Boskov che chiude sempre le nostre sigle con le sue massime. Abbiamo anche quello, però abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo e al 90esimo abbiamo preso il 2-1. Però vabbè, ci sta, noi sicuramente vogliamo arrivare ai playoff e se andiamo avanti così ci arriveremo sicuramente. Qui fra l'altro, se invece guardiamo sempre la classifica, la zona playout è forse una di quelle più disastrate, nel senso che, il Garlasco è abbastanza fuori dai giochi, il settimo si sta giocando la seconda retrocessione diretta con Union Villa Cassano in modo particolare, poi si giocherebbero tranquillamente Vergetese, Marnate, Magenta e Villa Cassano attualmente il playout, quindi è anche abbastanza tranquillo. Vi chiedo di pensare, questo vale per tutti, al giovane più forte che avete incontrato nel vostro girone, può anche essere di qualche altra squadra. Ve lo chiedo anche in virtù del... faccio appello a Sprint e Sport, avevamo bisogno di argomenti questa sera, che ha fatto un po' di top 11. Per esempio, nel top 11 del girone C, Matteo, ci sei, ti hanno messo... dal girone B, scusa, insieme a Riccino Loprieno, cioè sarebbe un attacco di quelli galattici. Ghisalberti, Loprieno, Riccino in attacco, Algisi, Biraghi e Chiappa a centrocampo. Non ci sei, Luca, non ti hanno messo? L'aggiungerò dopo. Ne cancelliamo uno. Cicola, Dalceri, Sala e Sacchini in difesa e Impagnatiello, il portiere del Desio, in porta, e Mister Tassi hanno messo in panchina. Stavo guardando chi c'era del Sarnico, invece se c'era qualcuno,
No, nel sì, c'è Michesola a centrocampo, nel top 11 del classico, mentre per quel che riguarda il top 11 degli under, tu sei anche nel top 11 dei senior, per quello che ti dicevo quanti anni avevi, perché ci sei anche qua, insieme sempre all'Oprieno, che era qui giusto lunedì scorso, ci sono quei 10-15 anni di differenza fra voi due. Invece negli under abbiamo Bettone della Stezzanese in attacco con Donati del Palazzolo e Napoli del Desio. A centrocampo abbiamo Lica della Sestese, Cascino della Base 96 e Dellana dell'Atletico CVS. Poi abbiamo Bani della Solbia Sommese in difesa con Torrisi della Giana, Marti del San Colombano e Scarciola dell'Inveruro. E poi Flaccadori della Brumellese in porta, portiere del 92. Non può fare i nomi dei suoi. Abbiamo un giovane che l'ha colpita in questa prima parte di campionato. Ma mi viene in mente Trovesi dalla Grumellese, buon centrocampista. Che è un centrocampista. Sì, molto bravo. 94. Mi confermo, visto che già lo scorso anno Caravaggio ha fatto una stagione importante. Sì. Ma era quello che poi è partito con Crotti. Cioè, poi... scusa, che è Caravaggio, è partito e ha fatto la prima parte di campionato. Ok, ho capito. C'ero anch'io alla prima di campionato a Ponte. Luca, ti viene in mente qualcuno? Ma mi ha colpito il giovane, il difensore centrale della Giana. Che è quello che c'è nel top 11? Beh, allora, Torrisi, che è un ex Pontisola, sì, deve essere un 93? Sì, sono 93. Però mi ha colpito, quando l'ho incontrato mi ha colpito questo giovane qua, sì. Michele? Anche se è un 93, non è più ormai un giovanissimo. Sì, però l'anno prossimo è anche una regola. Fortunatamente hanno almeno confermato le annate. Le annate, sì. Io dico Abrami e Boschiolo del Palazzolo. Abrami che è? È un terzino destro del Palazzolo. Io vedo che 94. Dopo puoi dire la tua se vuoi, perché vedo che sui giovani ti... No, questo è veramente bravo. Poi hai suggerito tu. No, è uno che ne sa di calcio, quasi come me, ma ne sa di calcio. E un altro bravo è del Palazzolo, è la punta Donati, 94, che veramente mi ha impressionato tantissimo. Non vorrei ricordare i giovani del Sarnico, perché io ne ho visti 92. Quest'anno. È un 92. 92. 92. Giovane lo stesso. Sì. E poi quelli che allena Mister, ce n'è due o tre, che infatti uno è andato al Brescia, se non ricordo male, tramite l'Inter, sì. Che è un 95, e ha, insieme a Bentoglio, Gullotta se non sbaglio, esatto, insieme a Bentoglio che quest'anno è la Val d'Aosta, lì a Sarnico c'è tanta roba. E poi Bentoglio è andato a Chievo, giusto? Il 95, no, ora è la Valle d'Aosta, in prestito, Bentoglio. E poi il 95, e nessuno lo dice, dello Scanzo Pedrengo, centrocampista centrale. Abbiamo citato una top. L'abbiamo messo noi nel nostro podio. Questo qua è veramente bravo. Fa regista basso. Sì. E allerei anche il 95 del Rigamonti Nuvolera, di colore. Bravo. Un animale. Non si sa se è il 95. Come si? Sinceramente. È grosso quasi gennaio, come... Perché a guardarlo... Sembra me. Matteo? E io in particolare mi ricordo, abbiamo giocato col Folzano la semifinale di Coppa e avevano qualche giovane, un numero 10, non ricordo il nome, però Rossi. Ha fatto gol su punizione. Mancino. Esatto, e sì, quello è... Mi vai a vedere la data di nascita, perché non ce l'abbiamo. No, 92. Questo. 90. Ma forse un altro l'almanacco mista. No, quelli bravi si ricordano. Anche tra 20 anni mi ricorderei. Allora, andiamo, qui abbiamo detto il giovane più forte, non vi chiedo il vecchio più forte, perché sareste, no, però vi conoscete meglio i vecchi, giusto? Perché voi ricordate, sì. Ex compagni di squadra, ce ne sono talmente tanti. Sì, ce ne sono tanti di bravi, dopo di forti. Allora, no, vi chiedo invece il campo più difficile su cui avete giocato, indipendentemente dal risultato e dal fatto che magari abbiate vinto o perso. Parto da Michele, per quel che riguarda la parte di campionato che hai disputato. Ma adesso ho fatto 3 partite fuori casa, Roncalli è stato un campo davvero duro. Abbiamo pareggiato, però erano veramente ostici. E invece in carriera? Una partita, un campo, un'avversaria che ti ricordi particolarmente? Villa Cidro, Calangianus, sempre in Sardegna. Tutti in Sardegna. E comunque il vecchio più forte è Matteo Liare Cavenaro.
Matteo Gliari, assolutamente di parte, perché adesso, il vecchio l'avevamo chiesto, adesso devo chiederlo a tutti per essere in par condicio, devo anche farvi votare. Vabbè, allora, Luca, campo di quest'anno più complicato per qualsiasi motivo? Campo più, cioè la partita, la partita dove abbiamo trovato più difficoltà è stata forse a Cesaro, dove siamo riusciti a tenere il risultato fino al 90esimo, però Cesaro il secondo tempo ci aveva schiacciato nella nostra metà campo, e quindi secondo me la partita dove abbiamo trovato più difficoltà è stata quella. E devo dire anche il nome del vecchio. Sarebbe troppo facile fare il nome di un attaccante o i soliti Ghisalberti, Gullit, eccetera eccetera. Io faccio sempre il nome del mio ex capitano di Cesaro, che è Carminati. Con lui mi sono trovato veramente bene, anche perché lì a Cesaro ho ricoperto insieme a lui il ruolo di difensore centrale, mi ha dato una grossa mano, e oltre a essere una persona molto umile è proprio un vero capitano di una squadra. Sa cosa vuol dire fare il capitano. Sa cosa vuol dire il capitano. Una guida. Matteo. Allora, il campo più difficile io dico Lecco, anche se non abbiamo giocato contro il Lecco, ma abbiamo perso la finale di Coppa e sappiamo tutti com'è andata, purtroppo. E invece anche per le condizioni ambientali, cioè per il pubblico, il casino. Sì, però e anche, vabbè, Gorgonzola, perché quest'anno la squadra è quella che è, poi c'era anche una buona cornice di pubblico. E il vecchio che mi ha impressionato è stato Perna della Giana, che abbiamo giocato appunto domenica, e ho visto veramente un grosso giocatore, sia come voglia, come corsa, come qualità, anche nonostante corra tanto e per tutti, poi fa anche delle giocate importanti. Allora, andiamo a vedere la classifica del girone di Locatelli e di Ghisalberti, perché anche qui ci sono i 5 punti di distacco fra Giana e Cesaro. Il mister Albè l'ultima volta aveva detto, anzi, se magari in regia riescono a recuperarmi l'intervista che abbiamo mandato venerdì per quel che riguarda il prossimo turno, lui diceva appunto che bisogna stare coi piedi per terra, che non gli era piaciuta per niente l'esultanza a fine gara da parte dei suoi giocatori, perché lui dice non abbiamo pareggiato a Cesaro e prima di vincere il campionato ne passa ancora di acqua sotto i ponti, per cui gli era sembrata eccessiva, così come ha detto mi sono sembrati troppo lunghi i musi dei giocatori del Cesaro, perché comunque hanno disputato una buona gara, hanno raccolto solo un punto, magari pensando che eravate in vantaggio di un uomo si poteva sperare in qualcosa di più, però la Giana ha dimostrato di essere prima con merito. Sì, i musi lunghi e l'esultanza proprio probabilmente vengono da come è stata la partita, perché noi sempre in vantaggio e in superiorità numerica per due terzi di gara, probabilmente ci aspettavamo o dovevamo portare a casa la partita, e loro, dopo essersi visti in 10 e sotto di un gol, probabilmente pensavano di non portare a casa neanche un punto. Sicuramente il loro mister ha ragione, perché se poi perdono domenica e non vinciamo è ancora tutto aperto. E certo, come sarebbe stato veramente un riaprire il campionato. Sì, non è comunque chiuso, perché le partite sono tante e puoi perdere ovunque, perché chi si deve salvare, chi vuole fare i playoff o chi vuole battere la prima in classifica, c'è sempre, soprattutto essere là davanti. Fra l'altro, il vostro girone, se mi date la classifica, ha un adesso poi me li confondo tutti i gironi verso il basso, non ha questo vantaggio, ce l'ha il girone C questo vantaggio, cioè di avere praticamente tutti coinvolti in tutto fino alla fine. Qui invece c'è il Cantù e la Visnova
e lo Zanconti, che rischiano veramente di scendere direttamente, perché comunque i punti di distacco fra Zanconti e Real Milano sono comunque 7, e quindi se la squadra di Brusaferri non riesce a risalire un attimo la china e agganciare Real Milano, rischia di non giocarsi neanche i play-out. Volevo parersi a Ghisalberti e Locatelli sulle brianzole di questo girone, quindi Ardor Lazzate, base 96. Tra l'altro Ardor Lazzate a me stupisce che sia così addosso ai play-out, perché con voi, almeno fino al gol che poi avete sbloccato, ha dato filo da torcere. Sì, secondo me sono una buona squadra, ma finalizzano poco anche loro. Sì, le 9 e il 10, che adesso non ricordo i nomi, sono una buona coppia secondo me. Poi sicuramente il campo veramente inguardabile aiuta una squadra che deve salvarsi rispetto magari a quelle un po' più attrezzate tecnicamente, perché c'era la fascia sotto la tribuna completamente ghiacciata e il resto era un gruviera, diciamo, per la palla era incontrollabile. E poi per quanto riguarda la base 96, per come l'ho vista io a Cisarano, invece mi stupisco che sia davanti a Valbrembana, Rivoltana, che comunque sono secondo me squadre un po' più attrezzate rispetto alla base. Forse noi, avendo vinto 5-1 in casa, avendola vista solamente una partita, magari ha sbagliato partita con noi o non so, però secondo me ha qualcosa in meno rispetto alla Rivoltana, al Valbrembana. Luca, sei d'accordo? Allora, l'Ardor Lazzate anche me, nel girone di andata mi ha sorpreso. Abbiamo giocato in casa loro e, come diceva appunto Ghisa, hanno un attacco che può far male a tante squadre. Il base 96 che abbiamo appena incontrato due giornate fa in casa nostra, ho visto che ha inserito molti, molti giovani, però i punti loro li hanno fatti soprattutto nel girone di andata, e adesso gli manca veramente poco per raggiungere la salvezza. Mariano, poi cos'è che resta? Mariano e il Desio. Desio si può vantare, esatto, lo stesso Desio può vantare un attacco con Napoli, con un giovane che potevo appunto nominare prima, è Napoli del Desio, che è un 95, numero 10, e Sulis anche. Mariano, squadra normale, però ha fatto un negativo, l'abbiamo incontrati noi, che abbiamo pareggiato là da loro tre giornate fa, in casa loro 2-2. Ma e parlavo con tre vittorie consecutive. Esatto, anche avevano battuto anche il Cavenago, che mi spiace dirlo, ma è in caduta libera, nel senso che io sinceramente la buttavo dentro insieme a Cisarano e alla Giana per la vittoria finale. E invece mi sa che se la giocano solamente loro due. Noi adesso ce la giochiamo con un po' di pubblicità e poi torniamo, vediamo anche un po' di immagini di intervista con il mister Albè. Allora, con noi il mister. Forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Forza soltanto un gol, per 7 giorni avrai. Rieccoci qua, eravamo sul girone B di Eccellenza, eravamo sulla classifica, abbiamo visto che è molto sgranata verso il basso, cosa che invece non c'è nel suo girone, mister, perché nel girone C, se mi date la classifica del girone C, vi rendete conto che lì è veramente una lotta fratricida, perché l'Orsa Corte Franca ultimamente è uscita con alcuni risultati positivi, ed ha accorciato le distanze, adesso è lì a un punto solo dalla Delese Borese, la Stezzanese 21, la Colognese 22, visto che ha preso anche il punto di penalizzazione, potrebbero arrivarne altri da qui alla fine del campionato, sopra il Protesenzana 23. In pratica c'è metà classifica, la parte destra della classifica, ma potremmo metterci anche il Castel San Giorgio del Fulzano, perché il Valle Camonica si è risollevato, ricordiamo che era schiacciato sul fondo e si è tirato fuori. Sono lì in 7 punti, ci sono 3, 6, 9, 10 squadre che se la giocano o per le due retrocessioni dirette o per i 4 posti dei play-out, per cui sicuramente da qui alla fine del campionato nessuno regolerà niente a nessuno. Sì, è talmente corta lì dietro, ma anche a metà classifica, perché c'è qualche squadra che la sorprende nella parte bassa della classifica, dalla quale magari si aspettava qualcosa di più. L'Orsa sicuramente, Adellese,
Stezzanese buona squadra perché comunque è giovane, ma mi ha impressionato abbastanza positivamente. Era partita molto bene, poi alla fine passo in passino si è ritrovata in fondo. Colognese e Giulio, cambio di guida. Sì, esatto, non c'è più Aldoni, dato le dimissioni, comunque c'è questa separazione da venerdì, ci sono varie motivazioni, probabilmente ci sono susseguiti anche i problemi economici, poi un po' di mugugni dopo il fatto che domenica scorsa non ha fatto alcun cambio sul campo del Castel San Giorgio, e quindi si è arrivato a un punto in un ritorno e le due strade si sono separate. Mister passerà con Severnin, che è stato promosso dagli esordienti. Quindi una coppia al comando. C'era stato l'esordio, anzi le dimissioni forse, del mister della Visnova lunedì sera. Di Medici, che è stato sostituito anche qui dal mister della Juniores, e quindi anche qui vedremo perché il debutto non c'è stato. Diciamo che ci sono stati un bel po' di avvicendamenti sulle panchine di eccellenza quest'anno. Sicuramente non c'è stato nessun avvicendamento sia per i risultati, ma perché lì è casa sua, sulla panchina della Giana. Avevamo parlato dell'intervista rilasciata a fine gara da Cesare Albert relativamente alla vittoria, anzi al pareggio raccolto sul campo del Cesarano. Risentiamolo. Allora, con noi il mister che oggi ancora davanti a tutti, mister Albert. Io ho visto a fine gara c'era una squadra che esultava, la vostra, due volte sotto in 10 uomini, due volte bravi a riprendere Cesarano, e beh, più 5 rimanete lì su, la voi. Sì. Più 5 con 12 partite da fare, il campionato è tutto da giocare ancora assolutamente. Oggi sono viste due, forse un calcio d'altri tempi, qualche errore probabilmente nelle due squadre in difesa, però anche ne è uscita comunque una buona partita. Non mi piace molto l'esultanza a fine partita, la giustifico solo per il fatto perché erano in 10, si era in 10, quindi va bene, ma io non ho capito per cosa hanno esultato, glielo chiederò martedì, dove sono il campionato è ancora tutto da giocare, no? Non condivido la nostra esultanza, non condivido neanche il fatto che Cesarano sia uscito così dal campo un po' triste, insomma, no? È tutto da giocare, una bella partita, 3-3, probabilmente un risultato giusto. Noi siamo partiti molli. Biraghi è uno dei primi che è partito con una squadra molto impaurita, molle, ok? Quindi meglio il Cesarano prima. Dopodiché, poi, guarda caso, quando siamo rimasti in 10, forse abbiamo fatto meglio noi, soprattutto nei primi 20 minuti del secondo tempo, insomma. Ecco. Io continuo a dire 2-2, ma è finita 3-3 la gara, non 2-2, e abbiamo visto l'ultimo gol. Diciamo che ci sono stati tantissimi episodi che lì, al momento, nei 90 minuti, hanno fatto un po' mugugnare il pubblico. Poi, rivisse la Moviola, l'unico vero errore dell'arbitro è stata la non espulsione del vostro portiere, perché a parità di metro, di giudizio, il fallo era lo stesso, era un fallo su una chiara occasione da gol da una parte e dall'altra, portiere espulso per la Giana e non per quel che dice di vi riguarda, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, infatti quando era appena successo il rigore per noi con l'espulsione, quando ho visto che l'arbitro fischiava il rigore per la Giana e metteva mano al cartellino, ho detto ecco ci siamo ancora in parità numerica, e invece ha estratto il cartellino giallo e a me noi ci è andata bene così, però le immagini parlano chiaro, perché c'è più occasione da gol di essere davanti al portiere sul dischetto del rigore. C'è da dire che sia dura, non ha scusante di niente di nessuno. Non si vede al momento della partenza del lancio dove fosse il giocatore, perché poteva sembrare un fuorigioco dalle immagini, però non vedendo i due momenti non siamo in grado di dare una risposta a questo. C'è chi addirittura diceva in studio per par condicio ha voluto bilanciare la mancata segnalazione del fuorigioco del centro davanti della Giana dando un giallo e non un rosso. Ma da quello che dicono i nostri difensori, che loro penso che lo sappiano meglio di tutti, se era in fuorigioco o no, dicono che sia in fuorigioco, però ripeto, l'espulsione è sacrosanta, infatti anche parlando col nostro mister, ha appena visto il fallo, ha detto a Carrara di scaldarsi e di prepararsi, perché invece poi ha cambiato idea ovviamente, perché non avevano espulso Cerini.
Per par condicio, vi recuperate anche Cefis del mio discorso, così sentiamo, perché vi fa un sacco di complimenti. Infatti alla fine dice: non vorrei fare la figura del para puntini puntini, perché sono venuto troppi complimenti, però penso che i miei giocatori abbiano disputato un'ottima gara contro un'ottima squadra. Poi sì, l'ha fatto anche al martedì negli spogliatoi, perché il clima comunque era molto simile a quello di fine gara, e ci ha fatto i complimenti, perché comunque siamo andati sempre in vantaggio con la Giana, che aveva fatto due pareggi e una sconfitta fino lì. E se noi abbiamo fatto 5 gol alla Giana, che ne ha presi 18 in tutto il campionato, un motivo ci sarà. Però il rullino di marcia casalingo, cioè voi avete sempre vinto. Purtroppo abbiamo pareggiato la prima con la Giana, però noi in casa ci troviamo bene, perché il clima è buono, il campo è sempre in ottime condizioni, anche ultimamente, nonostante il brutto tempo, e poi giocare in casa è sempre meglio che giocare fuori. Ah, sentiamo Mister Cefis, visto che abbiamo l'intervista, andiamo a sentire anche lui nel dopogara di Cesano Giana di 14 giorni fa ormai. Probabilmente, giustamente, ci sarebbe stata anche l'espulsione del nostro portiere, però dopo credo che sia stata una gran partita, sia sempre stato in vantaggio, ci hanno recuperati, forse noi siamo stati ingenui sul tre pari, dove probabilmente avremmo dovuto scappare via con la linea difensiva, invece siamo stati aperti, sono stati bravi a infilarci e hanno fatto il tre pari, però credo che sia stata una gran partita, abbiamo avuto ancora l'occasione al 95esimo di segnare. Purtroppo è scivolato il momento della conclusione sul piede d'appoggio Ferrari, però che dire, posso solo dire bravissimi ragazzi, perché stanno facendo delle cose veramente immaginabili. Oggi si è visto che a livello fisico noi rispetto a loro siamo molto meno, però abbiamo sempre giocato al calcio, palla a terra, e stiamo facendo grandissime cose, quindi posso solo dire bravi. Poi se la Giana continuerà così, dobbiamo solo fargli i complimenti, perché ha dimostrato anche oggi essere una grandissima squadra. Sulla neve, con gli sci. Ci ha lasciato qualche giorno di riposo, anche per, come dicevo prima, i vari malanni, acciacchi, e ha fatto qualcosina in più venerdì, perché si è allenato e ci ha lasciato il weekend libero, diciamo. Tra l'altro, nel vostro girone ci sono, almeno dai commenti che ci arrivano e che si fanno sui vari blog, sembra essere il giorno in cui si gioca meglio, nel senso che parlano molto bene del Sondrio, parlano molto bene del Cavenago, parlano molto bene del Crema. Adesso voi avete giocato ultimamente col Crema? No, solo all'andata, dovete ancora giocare. La Giana dovrebbe giocarci nel giovedì, avrebbe dovuto giocarci l'altro ieri. Allora andiamo a vedere i prossimi turni dei tre gironi, perché abbiamo detto il turno non giocato ieri si recupererà il 25 aprile, anche se non c'è ancora conferma. Abbiamo già dato conto di come verranno recuperate invece le gare di Serie D. Partiamo dal prossimo turno del girone A, così vediamo dove va a giocare Michele, che andrà sul campo del Garlasco, che sto guardando, non mi sembra che navighi in spend, è ultimo addirittura. Poi sì, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, Michele, sul fatto che è più difficile giocare con gli ultimi che giocare con i primi per le motivazioni, eccetera, però il Garlasco c'ha 10 punti e ha vinto 2 gare. Dobbiamo andare a Garlasco su un campo piccolo e comunque ostico e fare 3 punti se vogliamo arrivare ai playoff, senza ombra di dubbio. Mi date la videata, perché la Solbia Sommese gioca in casa col Fenegrò, che è a centro classifica, la Sestese in casa con l'Atletico CVS e l'Inveruno va a Marnate, per cui non ci sono scontri diretti, così come si chiamano, ma sono tutte scontri tra alta classifica e medio bassa. Vergetese Villanterio, Sestese, c'è Roncalli oltre poco, un derby. Per il resto una giornata abbastanza tranquilla, dovrebbe giocarsi, da non neve anche sabato e domenica, chiedo al meteorologo pare di no, giusto, per cui bisognerebbe, cioè ci si dovrebbe salvare. Allora, girone B,
perché già ci ha anticipato Matteo che il Cesano giocherà in casa e lo farà col Desio. Desio che ricordiamo, per esempio, è andata, penso che l'altro pareggio che citavi tu fosse proprio quello con la Giana. Il Desio deve aver pareggiato con la Giana, se non sbaglio. È una squadra che quando vuole sa ben giocare. Poi la Rivoltana gioca, non la trovo, sul campo del Val Brembana. Carbi, non lo so, quasi sì. Per noi bergamaschi, che si chiama Rivolta, sì, è un derby. Quasi derby. Però anche perché siete in tanti, c'è una colonia di bergamaschi di volta. Sì, quasi mezza squadra, se non di più. E è una partita importante, visto che noi siamo a 27, noi a 26, loro a 27. È una partita da non perdere. Giochiamo sul loro campo, giochiamo sul sintetico di Villa Dalmè. Ci può stare anche un pareggio, a mio modo di vedere, visto che poi nelle altre due partite incontriamo la Zanconti. Ok. E quindi sono partite queste qui da non perdere, sono scontri diretti da non perdere. Sicuramente incontrare il Val Brembana non sarà una partita semplice. Visto che nel girone di ritorno ha già fatto 3 vittorie, se non mi sbaglio, quindi anche loro sono in crescita, però andiamo su a Villa Dalmè a fare la nostra partita. Io non ho chiesto a Matteo quale squadra di questo girone l'ha delusa, o ti ha deluso, nel senso che magari pensavi potesse fare meglio, però una la dico io, perché secondo me da voi della Rivoltana ci si aspettava di più. Ma all'inizio abbiamo avuto un inizio un po' travagliato, nel senso che dopo un pareggio con la Treviglese, ancora la prima di campionato, poi sono seguite delle sconfitte anche abbastanza pesanti. Con tanti gol. Con tanti gol, esatto. Non volevo... ho voluto rimarcare quello. Questo è costato la panchina a mister Zambelli, non per scelta della società, tengo a precisare, ma per scelta, per scelta sua. È subentrato un altro bergamasco, Castellani, e con lui siamo riusciti a trovare una certa identità di squadra. Appena arrivato siamo riusciti a incamerare qualche risultato utile e consecutivo, e poi dopo la partita, ripeto, di prima di Cisarano, abbiamo fatto 5 sconfitte di fila, e queste hanno pesato. Ma sono situazioni che si ripetono, cioè prendiamo il Mariano, anche lui con le 5 sconfitte, il Cavenago adesso, cioè ci sono squadre che a un certo punto fanno questi filotti negativi. Sì. Ma secondo me non sono ampie, Sierra Nostra, quella del Mariano che è appena nominato, non sono ampie come Rose di Vecchi, sto parlando. Però a livello di squadre, secondo me, a parte le 2 o 3 là davanti, poi dalla quarta alla terza ultima, ma alla dodicesima, tredicesima, secondo me si equivalgono. Tra l'altro il tuo mister, se non sbaglio, il campo di Villa Dalmè lo conosce bene, perché Villa Dalmè sì, ha allenato 2 anni, mi sembra, a Villa Dalmè, sì. Questa, eccola qui la classifica del girone B. Adesso io passerei invece al prossimo turno del girone C, così vediamo anche qui il Sarnico che gioca in casa, quello l'ha travagliato. Per quel che riguarda la parte alta della classifica, oltre al Sarnico c'è lo Scanzo Preden che gioca in casa con Rigamonti Nuvolera, quindi con un'altra bresciana, la Grumelese Vacili Verghe, e qui questo è uno scontro da cui potreste avvantaggiarvi in qualche modo, e poi il Palazzolo che vedrà di uscire da questa mini crisi, ha avuto anche un'altra possibilità, un'altra settimana di lavoro dalla sua, con il Valle Camonica che quando gioca in casa è assolutamente temibile. Io stavo guardando giusto i numeri qua sulla classifica dettagliatissima di Sprint Sport. Stavo dicendo quando gioca in casa è decisamente temibile, perché mi ricordo che l'anno scorso in casa sua era assolutamente impossibile vincere. Invece quest'anno in casa ha vinto una sola gara, mentre delle 5 gare che ha vinto, 4 le ha vinte fuori casa, per cui bisogna stare attenti anche al Valle Camonica. Non ci sono i turni facili, l'abbiamo ripetuto, mister, sì. Però effettivamente quelle che vi stanno davanti si scontrano. La terza e la quarta si scontrano. Sì, quello è vero, però noi forse c'entriamo poco con queste quattro, perché basta che ci manca un giocatore
siamo già un pochino in difficoltà a giocare al pari con queste. Oltretutto nella sosta, come sapete, abbiamo perso il centravanti Gullotti 95, ma anche il 92, che secondo me è il 92 più forte del girone, che è Bonardi, che per motivi di studio non può più allenarsi, quindi abbiamo perso anche lui, che è un terzino destro molto molto importante per noi. Quindi per noi diventa difficilissimo, ma non per questo voglio piangere o qualcosa, perché effettivamente c'entriamo poco con queste quattro. E quindi noi andremo posso in campo. Posso dirle che però fa quasi piacere che un ragazzo magari preferisca una via più complicata, sì, e sicuramente meno divertente, guarda lo studio, invece al discorso. Sì, è vero, a parte il fatto che è un bravissimo ragazzo, secondo me con possibilità di diventare calciatore, perché è un terzino di quelli, come piacciono a me, molto molto offensivi, e con noi si trova da Dio, diciamo, sta facendo un campionato fantastico. E un giocatore può giocare anche in Lega Pro tra un paio d'anni, secondo me. È chiaro che con questa scelta importante per lui, ha malincuore, perché è innamoratissimo della squadra e del calcio, per cui però è vero, questo è assolutamente... La parte in crisi, in difficoltà la Sezzanese, di fatto una squadra che lo scorso anno da matricola ha fatto un buon campionato, di fatto non si è rinforzata, anzi forse un po' ridimensionata quest'anno come organico. Il loro obiettivo è un po' come quello del Sarnico, di puntare sui giovani, quello è un budget che rispettano proprio alla lettera, e quindi ci sta un po' di questa difficoltà. Chiudiamo con le definizioni di Clara, visto che abbiamo solo un paio di minuti, con il glossario. Vuoi interrogare qualcuno o ci regali? No, le dico direttamente. Beh, Bobo, potremmo chiamarlo in causa, di solito sì. Beh, chiediamoglielo. Oggi abbiamo la F e partiamo con forma. Quindi, Bobo, secondo te cos'è forma? Peso, forma, no? Non ti ci ritrovi? Dipende se me lo chiede il venerdì notte, ti do un'altra risposta. Peso, forma, basta con queste cose. Vai, non uso le barrette. Non usi le barrette, no, si vede. Le faccio mangiare però. Vai. Bene. Forma è la condizione tipica dei calciatori originari di Parma e Reggio Emilia. Okay. L'altra con la F che c'era? Poi abbiamo fuga. Tipica azione di arbitro inseguito subito dopo il triplice fischio di chiusura della partita. Cioè, purtroppo c'è chi la rischia veramente, anzi. Quante giornate ha preso Tacconi? Quattro giornate. Poi Fede, ascolta, ci scrivono dal Sant'Angelo. Sì. Vogliono sapere perché Cantoni, nel messaggio che ha mandato prima, ha affermato che lui e Patrini giocheranno insieme. No, lui e Patrini. Lui e Patrini o lui e il mister? Non lo so, c'è scritto così nel messaggio. È riferito a me. Perché giocherete insieme? Avremo su una maglia bianconera, non so di che squadra, però bianconera sarà. Bianconera sarà, e non so di che squadra, la Juventus la eliminiamo, possiamo. Tutti su Aldi. È una provincia che è stata la crema e Pavia, secondo me. Tutti su Aldi? Ok, vabbè, saranno contenti quelli di Palazzolo, l'hanno appena ripreso, lo stanno godendo. Grazie in queste giornate. No, aspetta un'altra cosa al volo, ci scrive Gigi Rudiani, Locatelli al Senato della Repubblica. Non l'hai letto, lo sapevi? Nel casino di tutti i numeri di questa sera c'è anche un Locatelli eletto, ci sarà un Locatelli eletto. Che segnali facevi, Bobo? Sì, abbiamo finito, effettivamente siamo al termine della trasmissione. Allora, io ringrazio il Ministro Donnelli, Matteo Ghisalberti, Luca Locatelli e Michele Patrini per essere stati qui con noi. Lunedì prossimo torneremo, recupereremo anche Stefano Brusoni e Daniele Passamonti, sempre che non ne abbiano imprigionati al seggio. Grazie Clara, grazie Giulia, noi ci rivediamo lunedì alle 20.45, sempre su Video Star, sempre con Parliamo di Calcio, arrivederci. Un televisore, perle di sudore, siamo qui.